Purtroppo abbiamo trovato il Frosinone che, ecco, ci aspettavamo, il Frosinone che sta lottando per la testa della classifica. Sapevamo che con la loro fisicità nelle palle inattive, nelle ripartenze, erano una squadra temibile. Purtroppo, ecco, abbiamo preso i gol proprio in queste situazioni qua. E niente, purtroppo è andata male, il risultato magari ci penalizza più di quello che abbiamo espresso in campo, perché per buona parte della partita secondo me abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo anche messo in difficoltà questa squadra in certi frangenti, però ecco, è venuta fuori magari la loro esperienza, la loro maturità forse in più in questo momento di campionato, lo si vede infatti dalla differenza che c'è forse di classifica, però niente, era una partita che eravamo venuti a giocarci a viso aperto, senza niente da perdere, quindi ripartiamo, anche perché ne abbiamo una altrettanto bella a Lecce domenica, non ci abbattiamo, abbiamo affrontato una grande squadra, sappiamo comunque che c'è da migliorare, perché rispetto al girone d'andata abbiamo perso qualcosina anche in termini di punti, quindi c'è da lavorare, perché come abbiamo visto ci hanno già scavalcato, quindi c'è da rimettersi subito in carreggiata e fare bene subito dalla prossima in casa. Fabio, se non sbaglio oggi è il tuo compleanno, innanzitutto auguri, un compleanno non fortunato, al di là comunque della prestazione positiva secondo me. La stessa domanda che ho fatto al tuo mister, Perugia, Lecce e Frosinone sembrano di un gradino superiore, qual è il campionato allora del Catanzaro che si devono attendere di così alla prestazione? Guarda, noi fin da inizio anno non ci eravamo posti obiettivi particolari, ci eravamo solo messi in testa di lavorare per creare una mentalità di gruppo ed ecco, per creare qualcosa di importante. Ci siamo riusciti fino ad adesso e quello che dobbiamo fare è non disperdere tutto quello che abbiamo fatto, perché abbiamo costruito qualcosa di importante. Secondo me ce la possiamo giocare ancora per le zone alte, sicuramente chi è lì davanti ha già preso molto vantaggio, quindi ci sarà da pedalare forte, anche perché tengono un ritmo importante, tre squadre che secondo me sono sulla carta costruite proprio per vincere questo campionato. Ecco Dex, che impressione ti ha fatto il Frosinone? La classifica dice prima, è davvero la più forte della girone? Secondo me sulla carta sì, lo è, per gli elementi, se uno guarda sulla carta quello che è, poi è ben allenata, dei giocatori importanti, ho visto che hanno creato un gruppo importante che forse negli ultimi anni, anche quando c'ero io, non è, per certi versi del campionato, quando c'era da fare il saltino in più, non è stato fatto. Vedo che è stata creata questa mentalità, faccio i complimenti a loro, ma ecco, noi dobbiamo pensare a noi e spero che il Catanzaro dalla prossima con Lecce riparta a fare quello che ha fatto dal girone d'andata.